la percezione del senso di sicurezza è direttamente proporzionale all'ampliamento del margine di illegalità nel territorio. La situazione è assolutamente identica a tante altre situazioni locali. Mi pare che Vasto non abbia grosse peculiarità se non alcuni fenomeni che danno spazio ovviamente a qualche percezione di insicurezza in più. Mi riferisco ad esempio ad attentati dinamitardi, mi riferisco a questa usanza tipica di questo territorio degli incendi e mi riferisco anche a un certo distacco della popolazione rispetto a reati che concernono la criminalità della pubblica amministrazione. A me interessa che la macchina della giustizia funzioni e sia in grado di dare risposte alla collettività. Quello è il servizio che noi dobbiamo rendere. Poi l'uno o l'altro va bene a condizione che ci sia in questo territorio il presidio, il baluardo della legalità a tutela dell'Abruzzo intero. Procuratore, a Vasto un importante convegno su sicurezza e legalità, ma qual è la situazione sul territorio italiano? Sul territorio italiano è una situazione piuttosto varia. Ci sono purtroppo insediamenti mafiosi da moltissimi anni anche in territori non di origine delle cosche mafiose, pensiamo all'Emilia Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, alla Liguria. Qui in Abruzzo la situazione non presenta lo stesso livello di insediamenti e di infiltrazione che presenta nelle altre regioni che ho citato, però è una realtà che va monitorata costantemente perché il rischio di infiltrazioni c'è sempre, anzi devo dire che la Procura Distrettuale dell'Aquila ha fatto moltissimo negli ultimi anni per prevenire e per intervenire laddove l'ha verificato questo rischio. Viviamo in un momento in cui c'è tanta paura anche per attentati terroristici, ecco, come cercare di arginare questo fenomeno che purtroppo sta sconvolgendo tutta l'Europa? Guardi, il nostro paese per quanto riguarda la prevenzione del terrorismo non può che vantare un primato, cioè il primato del coordinamento, dello scambio informativo, della collaborazione tra le forze di polizia e le agenzie di intelligence. E forse anche per questo, anzi senza forse, finora il nostro paese non ha subito attentati, il che non elimina il rischio naturalmente che è sempre alto, però possiamo dire che sono state messe in campo tutte le forze e le risorse necessarie per prevenire il terrorismo.